Buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, io sto impazzendo perché sto impazzendo con YouTube, perché ho caricato ieri un video che voi state già vedendo perché è uscito da circa 10 minuti, però ho problemi col mio account di YouTube e non riesco a trovare una soluzione online. Adesso ho aperto un ticket con Buzz My Video, a cui sono affiliata, perché mi dicono di collegare sto AdSense, che sense non c'ha, e io non so neanche cosa sia. Cioè, ho capito cos'è, però io essendo affiliata con Buzz My Video ho il loro account AdSense, ma non riesco a trovare come fare a collegarlo perché ho una relazione diretta. Ma si capisce, cioè voi riuscite a capire quello che sto dicendo? Perché non lo capisco manco io. Cosa sta succedendo? Relazione diretta. Cos'è sta cosa? Cos'è? Cos'è? Ecco, comunque è così. Vabbè, ben, vabbè, ben. Tu finisci di fare le tue cose che andiamo su a cambiarci, eh? Ben, 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 ben. Nel frattempo, Eolo non va, mannaggia zio Bricco. Dai, che forse sta caricando. E allora, stanotte mi si è tolta la cuffietta che utilizzo per proteggere i ricci e questo è il risultato. Ma ieri ho utilizzato il Parlumix Allion per asciugarli, ragazze, lo adoro. Infatti penso che vi farò presto un video perché cioè asciuga alla velocità della luce senza troppo calore e non mi fa fare il crespo sui capelli, è una bomba atomica. Nel frattempo, sarebbe il caso che mi lavassi la faccia. Nel frattempo, ieri ho preso questa decisione di mettere in vendita il Dyson Airwrap, perché da quando ho scoperto che i miei capelli non sono lisci, ma sono mossi, e man mano che vado avanti con il Curly Girl Metal che mi ingrappo quando parlo, ingrappos è Veneto. Non lo sto più utilizzando, anche perché quando lo uso mi vengono fuori crespissimi e la piega non mi dura una cippa lippa. Quindi ho deciso di metterlo in vendita. L'avrò utilizzato sì e no una 5-6 volte, 7, non di più, anche perché ci vuole una barca di tempo. C'è poco da fare, ok? Che te li metti in piega subito, ma ci vuole una barca di tempo. E quindi che è? Che cos'è? Perché? Non... Ma perché? Perché quando mi rimetto a fare video poi succede tutto sto casotto? Ah, vediamo quali password. Fammi vedere. Niente ragazze, stacco un attimo la telecamera, vedo se riesco a darne fuori questa cosa. Nel frattempo mi sono strappata con i denti le unghie perché mi era saltato un angolino, non ho il tempo di sistemarle, quindi mi sono anche strappata le unghie. Questo è il risultato. No, non fatelo, c'è cioè una cosa che non va fatta assolutamente, però stanno reggendo bene per fortuna. Niente, non ce la fo a parlare. Vi giuro, mi viene voglia di chiudere tutto e ciao al secchio, ma no, non lo so. Allora, o riesco a risolvere questa cosa, oppure mi apro un altro canale e mi creo un altro account e fine, perché uno non ci può perdere tempo a fare queste cose quando tempo non ne ha. Io vi chiedo gentilmente se per caso riuscite o conoscete, c'è qualche video che può aiutarmi a capire queste cose, se me lo mettete sotto qua nei commenti, così magari riesco a risolvere questa cosa. Intanto vediamo lunedì o martedì quando è che mi rispondono, perché adesso ovviamente non c'è nessuno che mi risponde.
Vi ricordo che qui sotto vi metto sempre tutti i link alle cose che indosso, gli account social. Ho iniziato a mettervi anche l'account The Pop e Spock, dove appunto ho messo in vendita alcune cosine, tra cui appunto il Dyson. Ah, sappiate che The Pop ha cambiato la sua politica. E ha deciso di non permettere più la vendita di oggetti elettronici, tra cui il Dyson Airwrap. Infatti, ieri mi sono messa a pubblicare l'annuncio, l'avrò pubblicato 10 volte e tutte le volte mi dava errore e poi mi arrivava la mail che l'oggetto era stato rimosso. Al che ho scritto: ascoltate un attimo, risolvete sta cosa perché ce ne sono a bizzeffe in vendita. E mi hanno risposto che hanno cambiato la loro politica, che siccome vogliono farlo diventare più che altro un mercatino di scambio e vendita di abbigliamento, non puoi più vendere il Dyson, al che l'ho messo subito su Marketplace di Facebook e su Spock e ho già iniziato a ricevere contatti, insomma. Quindi, bella politica. Vabbè. Perché sono così polemica e rompipalle? Poi io me ne rendo anche conto, Vabbè, ragazze, comunque avevo acceso la telecamera, tutto ciò, 20 minuti dove chiacchiero per dirvi che domani è San Valentino e domani festeggio anche il mio compleanno perché questa settimana appunto non ho... Io cosa? Non ho, non, abbiamo fatto sì il dolce mercoledì sera con i miei, però domani faccio il pranzo vero e proprio, o meglio, Manuel mi fa la grigliata e mi fa anche il tiramisù. Vengono qua appunto i miei genitori che comunque, lo so, c'è il Covid, li vedo tutti i giorni perché i bimbi vanno da loro, quindi non cambia un'emerita cippa lippa. E viene anche mia sorella con il suo ragazzo che comunque vedo ogni giorno perché vive con i miei genitori, quindi così. Vabbè, ragazze, boh. Che caduce che sono. Ciao, piccola bottarga. Domani è San Guarda, Valentino. limone! Cazzo, ti infetto questo Ma non limone! lo trovo mai. Non lo trovo mai perché non te lo cerchi, non te lo catti. Come qui che dici non sono buono a trovare lavoro, cosa faccio la mattina sera? Sto caso, guardate, ho visto che vengono a trovare del lavoro. Amore, per piacere. Don, ciao, sul lavoro. Per piacere. Ma tu vuoi fare? Per piacere. Sì, amore, sto Ma in finendo. italiano però. È italiano? Cosa fai tu a casa dalla mattina alla sera? Non sei mia italiana. Va bene, non è neanche una lingua extra urbana. Amore. Domani è San Valentino. Sì, lo so, siamo già andati a prenderci il regalo, non ti preoccupare. Speriamo non sia un pigiama di Topolino. Cos'è che mi hai detto? Che per San Valentino non mi regali? Piante e fiori. Perché? Perché te fai morire anche i fiori secchi. Sai che cos'è la pugna Non ti adesso? sopporto più, cane. Non Guarda. ti sopporto Io ti più! rimando in Sicilia! Basta! Ti rimando in Sicilia. Ma vedrai che Ah, botta che il tiro baci mi in sono bocca! preso in frigo. Mi sei filmato il stomaco. Sì, ti voglio bene anch'io. Ti odio bene. Non ti mando in Sicilia. Ma ti pare normale? Atto, scadiamo! Ti pare mi mare, di. Dai, tirare via che cos'è a Puckner. Andiamo a vedere il tiramisù. Sto seguendo il corso, la masterclass di Desi Forato, che è una cosa spettacolare. Mi buono mangiare. Oggi il papà ci ha preparato gli spatzle e vi mettiamo qua nelle schede il link al video. In a dove amore? Dov'è il link? In alto a destra Non per sono le schede. Mamma! Mangia i pape. Allora, lo sentite da sotto Manuel che sta cantando? Sono dovuta venire in camera a rifugiarmi
perché ho fatto una cosa di cui sono molto soddisfatta, finalmente. Mi sono creata una pagina con tutti i link ai vari social network. Mi sono aperta lo shop su Amazon perché ogni volta mi chiedete il link di questo, di quello, di quell'altro, quindi nel mio shop di Amazon metterò tutti i prodotti che acquisto, tutti quelli di cui vi parlo. Ho fatto le scale un po' di corsa. Sto per fare un infarto in diretta. No, vi stavo dicendo, troverete tutti i prodotti di cui vi parlo nei video direttamente nello shop Amazon. Adesso sto aspettando che mi diano l'ok, che c'è scritto nel sito, ci vorranno 24-48 ore, tenendo conto che è sabato, forse lunedì avrò tutto, quindi lunedì potrò iniziare a sistemare, mi sta smontando la cucina, a sistemare le cose. Nel frattempo ho messo il link di questa pagina con tutti i link su Instagram, quindi lì troverete tutto, l'ultimo video YouTube, il canale Facebook, e che mi sono resa conto che avevo messo il link quello vecchio sbagliato, quindi non potevate accedere. Genio. Instagram The Pop Spock, vi ho messo tutto e quindi aggiornerò quel link lì e da lì voi quanti link? E da lì voi troverete tutto. Nel caso comunque vi mancasse qualcosa, no, qualcosa non funzionasse, me lo segnalate o su Instagram o qui sotto nei commenti e io vedo di sistemare un attimino la cosa. E sono troppo soddisfatta di essere riuscita a fare questa cosa. Ho fatto una foto oscena come foto lì del profilo, vedrò di sistemarla andando avanti, tanto è una cosa che comunque devo tenere aggiornata. Mi sta partendo un crampo, mamma mia, 36 anni e sentirli tutti. I bimbi sono giù che guardano ancora le solite canzoni, Like You Move It, Baby Shark, Mario Kart e le solite cose, e io devo iniziare a fare qualche bella lavatrice. Manuel sta sistemando, ragazze, la cucina. E io ne approfitto. Cos'è che stai Vai facendo? via. Dai che non me l'ha registrato. Cosa stai facendo? Stai creando? Come si scrive misteri? Misteri, amore. Con quale Misteri. I si scrive? Con la I e la Y finale. Ok. Cosa stai facendo, per favore? Cos'è sta roba? Ma va via, che cosa fare? Se la smossa la musica un'altra volta, Per Adamo fortuna, Spotifyato. scendendo per fare il bucato, cioè da notare come son presa qua, mi ammazzo giù per le scale. E c'era Manuel che stava cantando in maniera oscena. E ovviamente, appena ho preso la telecamera, lui mi ha visto. E adesso mi vado a far male così, no, Noemi? Eccolo. Scusa, non abbiamo sentito l'ultima Vai parola. via! Cosa stai facendo? Mystery Box. Ma non c'è niente dentro. Non vi sembra un animale che sta morendo sentirlo cantare? Allora, finché carico l'asciugatrice, volevo farvi vedere questa cosa meravigliosa che ho acquistato per ben 2 volte perché Atos mi ha mangiato la prima. Questa qua è una pallina per asciugatrice dove tu ci metti dentro i vari profumatori appositi e le cose sanno un profumo allucinante. Adesso metto ad asciugare le cose dei bimbi così in maniera molto random. Quando ho tempo mi piace sbatterle bene prima e poi metterle dentro, adesso non ce l'ho perché devo fare 250.000 lavatrici e via. Vedete? Questa è quella che Atos mi ha mangiato. Maledetto. Costa 10 euro sta pallina.
e vi riduce anche un attimino i tempi di asciugatura. Mamma mia, guardate. No, mi ero dimenticata di pulire della polvere. Ecco, facciamo partire. Cotone delicato, fase antipiega e segnale acustico. Tac! Mamma mia, la polvere. Ah no, qua è proprio rovinato, non è polvere. Ottimo, direi. Allora, io sono un attimino fissata con i profumi per i vestiti. Una volta abbondavo di ammorbidente e ora ho smesso, cioè lo utilizzo ancora, ma ne utilizzo pochissimo e utilizzo quelli delicati. E appunto ho trovato questi profumatori. La pallina La pallina, porca puttanina, la pallina. che vi ho mostrato è appunto del dottor Ba-la-la-la-ba-ba. Lo mazzo. È andato su. Vi stavo dicendo, la pallina è del dottor Beckham. Beckham. No, Beckman. Questo è il profumatore suo, apposito. Dentro ci trovate anche quello piccolino che io non so dove ho messo. Non l'ho finito, ma non so dove l'ho messo. Questo è l'altro che ho preso. E poi questo l'ho preso all'Eurospin e lo utilizzavo appunto per fare il bucato, cioè lo mettevo direttamente dentro la lavatrice. Poi questo qua è fortissimo, è una cosa fenomenale della Chantecler. Poi ho preso questi due, la marca è Enjoy, molto buoni anche questi, e questi sono una cosa eccezionale. Cioè io non gli avevo dato un centesimo, non attratta dal packaging, e invece hanno una profumazione pazzesca. Questi sono della Arco. Questi due qua sono della Arco e ho preso Notte Magica e Principe di Persia. Benvenuti nella mia lavanderia. Questi invece sono della Enjoy e ho preso Dream e Fantasy. Quelli di David Beckham sono, dov'è il profumo? Summer e Fresh. E invece il Chantecler è quello ai fiori d'arancio e narciso. Fortissimo. Questo qua è quello che ho finito adesso. Pazzeschi. Poi ne avevo un altro di piccolino appunto che... eccolo qua. Questo è il campioncino che trovate dentro quando prendete appunto la pallina. Il mio è Primavera, carino anche questo, però questi qua non mi fanno impazzire. Ma che introduzione devo Vieni fare? dentro nelle cucine di Masterchef, amore, esci, ma non sei capace di usare un po' No, amore, tutti. lascia stare. Esci e entri nelle cucine di Masterchef, sfidando Le la puntata. patate. La puntata è... Ha bisogno di una cura. Ecco, la puntata inizia con la mystery box e questo si deve curare. Curare. Fatti vedere. Guarda che brutto, Sarei meglio amore. te. No, ti prego. Devi spiegare che Cosa vuoi spiegare? Allora, diciamo intanto ancora. sei tutto sporco, Bernardi, vergognati! Vergogna, pulizia, Dai, siamo ordine! ormai giunti alla decima Ordine, siamo puntata. ormai giunti alla decima puntata e Potete oggi dire, se faremo... levate gli misteri, No, sì che dico lanciano. io quello che vuoi, no, te lancio, ti uccido. E oggi faremo un menù per San Valentino. Alzate le mystery box. Vediamo cosa abbiamo nelle Cosa mystery. abbiamo? Allora, vediamo cosa abbiamo nelle mystery. Nelle mystery abbiamo Lo devo acqua. dire io, sono io lo Ah, chef. sì, scusa. Devi dire no, scusa, sì, Sì, chef. chef. Cura. Allora, abbiamo acqua calcarea di Salcedo, farina 00 di grano tenero. Amido di riso. Ah, sono io lo chef! Sono così. Amido di riso, burro non chierificato, tuorlo d'uovo già diviso,
così è più semplice. Zucchero bianco, 6. Che alza tantissimo la glicemia, 7. Latte con le bolle e 8. Uova, perché abbiamo il tuorlo e le... Va bene, lo scopriremo. 8, non sono 10 di ingredienti. Silenzio, abbiamo un limone non bio perché costano troppo. 9. E la vaniglia, la vaniglia in polvere perché è più semplice da utilizzare. No, perché non abbiamo il macello. Noi siamo a livello base, bene bene. E adesso? Adesso dobbiamo far partire il timer un attimo che devo andare avanti. No, ma scusa, ti devo dare io il tempo, hai 10 minuti di tempo. 10 minuti! 10 minuti per sistemare la cucina e... Hai capito? Aspetta, che facciamo partire il timer. 45 minuti. Usate la vostra mente. Usate la vostra immaginazione per creare qualcosa. Oggi la prova è salata. Oggi voglio un piatto salato con questi. È un piatto sul carnevale. È un piatto salato. Sono io lo chef. Oggi dovete usare la vostra intelligenza per creare un piatto salato con lo zucchero e questi ingredienti. Quanto tempo abbiamo? 45 minuti perché siamo generosi. A partire da... Ora! Non è partito il timer, fermo, dobbiamo rifare. Via che non faccio una cosa adesso. Manuel. Latte, via. Allora, come bollire il latte? Bernardi, si dia una regolata, si dia una calmata, no, con i piedi per cortesia. Devi venire a farmi. Cos'è quello lì? Cos'è quello lì? Limone, no, bella, va. Bene. Il fuoco, Bernardi, il fuoco va acceso! Perché la sta utilizzando in questo verso? Cosa? La mandolina. Perché sto grattando il limone. E perché lo sta grattando da quel verso? In che verso devo usarla? Spieghi perché. Perché spiega? Grattandolo per così, vedete, e non andate a toccare il bianco, perché sennò viene amaro. Perché in che altro verso puoi grattarlo? Dai, avanti, cammina, per così. Pensare. Veloce, no. Ah, così. No. Ah, no, perché no, non sei esperto. Vedere. Sì, esperto. Hai lavato il limone? La finale si avvicina sempre di più. Abbiamo degli avversari che sono molto in forma. E tu non però ci sarà. Andiamo con questa mystery a spaccare oggi. Mettiamo a bollire il latte intanto con la scorza di limone dentro lì l'infusione. In infusione. Poi ci servono. Ma chi vince MasterChef quest'anno? Io. Manuel. Io vinco. Perché sta utilizzando il tuorlo già a stuorlo. Bene. È saltata la corrente. Questa è una cosa bellissima che succede ogni fine settimana quando io attacco tutto quello che è possibile attaccare e puntualmente salta la corrente. Guardate come sta lavorando, cioè è tutto un casino, non riesce a essere ordinato. Ah, sono il chef, sto parlando con i miei colleghi. È tutto un casino. Farina, bolle latte, non bolle latte! Farina in giro dappertutto, il latte ancora non bolle perché è spento e non si è accorto che il fuoco è spento. Non ci siamo, Bernardi. Bernardi, ma che abbattitore? Cosa fai le ciotole in abbattitore che poi si rompe? No, Bernardi, qua rischi di dover abbandonare il grembiule. No, vai a casa, te lo dico io. Oggi le regole le scelgo io e tu te ne vai a casa. Sono già passati 10 minuti. Ve ne rimangono, no, ne sono passati 5 minuti, ve ne rimangono ancora 40 e il fuoco è ancora spento. Come faccio che non c'è più Bastianic che dice che cos'è questa Crema pasticcera di Gino Massari. Ah, questa merda. Attenzione Bernardi perché potrebbe prendere fuoco, cioè, mi stia molto attento che con la fortuna che ha ultimamente potrebbe rimanerci. Allora, ci spieghi cosa sta facendo? Niente, abbiamo già fatto la crema pasticcera, ora devo raffreddarla un po', portarla sotto i 50 gradi, così finisce di cucinare.
La vado a mettere in abbattitore. Bernardi, come fa a sapere quando è sotto i 50 gradi? Dov'è il termometro, Bernardi? Beh, intanto la gamma è larga da fumare. È in italiano. Deve smetterla di fumare intanto. Dopo quando viene bella liscia è pronta. Poi la vado a mettere in abbattitore, che non è altro che il frigo di casa, in questo caso. E nel frattempo, finché questa sera è fredda, faccio delle normalissime frittelle. Restano ancora 33 minuti e non vedo nulla sul fuoco. Pulizia e ordine, pulizia e ordine. E Bernardi, è da quando è entrato in questa cucina che è un po' irrequieto? No! Sì, chef. Bernardi, in questa prova rischia di andare a casa. Non la vedo muoversi. Non ha la sac à poche. Dov'è la sac à poche? C'è la Bartolini, me la sta portando. Ma come? Adesso io e te, più te, figlieletto, perché stai facendo un po' troppi capricci, perché hai tanto sonno. Fra 30 secondi stai dormendo. È sempre così. Tutti i pomeriggi piangi, vai a letto, non vuoi andare a letto e dopo dormi fino alle 7. Guardati che quando sarai grande, che ti guarderai, guarda quanto brutto sei. Sì, quando fai così sei brutto. Ciao Masterchef. Masterchef. Ma il timer è spento? Sul fuoco non c'è niente, sul tavolo non c'è niente. Ah, il timer mancavano 26. Cos'è sta roba? Okay. È arrivata la sac à poche. Sì, sì, bariamo. No, Bernardi, no le cuffiette. No le cuffiette finché c'è una sfida. No le cuffiette perché te le faccio mangiare io le cuffiette. Attenta che te le trovi dentro il frigo. Bernardi. Bernardi, no le cuffiette. No. Perché non sei andato giù dal corriere così? Eh? Allora? Attente al genio. Attente. Le cose. Perché ho vestiti ovunque. Ora finisco di sistemare e Tommasino viene qui. Eccolo. È in TV, Atos! È in TV! È in TV! E questo è l'altro intelligente che va a vedere chi è arrivato. Un genio! Il bambino, quello di prima, che sembrava lo stesso ammazzando perché l'ho messo a letto, si è addormentato e sta ronfando. Sta ronchesando, sta russando pesantemente. Allora, ieri su Instagram, ieri sera, ho diviso il mondo. Perché ho scoperto che non riesco a fare questa cosa. Cioè, non riesco ad appoggiare, cioè, così sì, ma per così non riesco ad appoggiare il palmo della mano sulla spalla. Alcune ci riescono, io no. Manuel no, qua secondo me è questione di grasso sul braccio o di essere un po' più snodati. Cioè, io non ce la fo, vedete che non tocca? Non tocca. Ale, prova tu. Vieni qua, guardami. Devi con il braccio messo così, provate anche voi, provare a toccarti con il palmo della mano la spalla. Vedi che non tocca? Adesso prova Ale. Con il palmo della mano, no, con le dita. Questo è il palmo, amore, questo qua. Aia! Dai, che non ti ho appena toccato. No, questo è il palmo della mano. Devi appoggiare il palmo della mano sulla spalla. No, col dito, con il palmo e il braccio di lato. È stato difficile. Vedete con questa. Prova. Vedete che non, cioè non è possibile che ci riusciate. Manuel oggi pomeriggio voleva togliermi l'albero, ma con sta storia di Masterchef se n'è dimenticato. Pensavo fosse arrivata mia suocera. Invece no, è la TV. Questa storia di Masterchef si è dimenticato, quindi io festeggerò San Valentino con l'albero di Natale. Bene, adesso macchine ovunque.
Adesso mi metti a fuoco. Chiudi la porta che ho odore. Anche tu sai odore. E mi bevo un caffè. Poi mi chiedo anche perché sono perennemente agitata. Bevo tipo 5-6 caffè al giorno. Non tutti i giorni, però. Masterchef sta facendo le frittelle e sta andando avanti senza il timer. Bernardi, Bernardi, sei stato eliminato. Stai scaldando il fuoco senza il timer. Hai capito? Hai capito? Il timer non sta andando, è a zero. Il fuoco sta andando, il fuoco è acceso. Il timer, mancano ancora 5-6 minuti. Sono crocchette e patate. Caccole di pollo. Mancano 6 secondi. 6 secondi. Hai in alto le mani. Sulle mani. Allora, Bernardi, ci dica com'è andata questa. È stata una prova difficile perché avevamo degli ingredienti semplici, ma è difficile mettere insieme un piatto con degli ingredienti semplici. Comunque ho fatto una ricetta che facevo da bambino con la nonna a casa. E la sacca poscia? La sacca poscia è arrivata, è arrivata la sacca poscia grazie a Bartolini che ce l'ha portata in tempo prima della fine della prova. E come adesso, si sente? Com'è andata? Pensa di essere 3 milioni sì, e di tornare di a casa? 3 milioni, 3 milioni. Giudice Barbieri, allora, allora, cosa ne pensate? C'è solo uno di chef. Sì, quindi siamo tutti d'accordo? Ce n'è uno di migliore? Sì. Barbieri, sia un po' più serio per cortesia. Manuel, porti il piatto. Il piatto a testa. Il giudice deve essere imparziale. Partiamo con l'assaggio. Questa. Non dire niente adesso. Allora, intanto direi che la presentazione non è elegante. L'impiattamento non è il mio forte. L'impiattamento non è il suo forte e qua io vedo un bel mappazzone. No, mappazzone. E allora lo chef sono io? Sì, chef. Sì, chef. Ma anche tu sei uno chef. Dai, un po' di serietà. Te la faccio se non faccio la scritta per loro. Allora grillo. No, basta, devi entrare in mezzo 10. Basta, sono per una pausa di almeno. Bene, allora la prova Manuel è stata interessante, però purtroppo sei andato fuori tema, perché noi ti avevamo chiesto specificatamente un piatto salato, tu invece hai portato un dolce e ci hai fatto pensare che fosse salato. Purtroppo
Purtroppo il sale non si sentiva. Non c'era. Hai fatto il compitino, ma non sei stato il peggiore. Ok. Importante non Quindi andare a casa. Puoi rimanere nella cucina di Masterchef, ma togliti il grembiule. Non posso salire in balconata. No. Andrai direttamente al pressure test. Era mettere il grembiule del pressure. Mettiti il grembiule del pressure. È mio quello lì. No, questo è il grembiule del pressure. Mettiti il grembiule del pressure. Del panino. E ci vediamo nella prossima puntata direttamente al pressure. Allora, Manuel è uscito un attimo e mi ha nascosto le frittelle, ma io le ho trovate. E giusto un'altra l'assaggio per vedere se sono buone. Speciali, basta. Sto già montando questo video e lo chiudo qua. Domani vloggerò di nuovo, ma sarà un altro video perché già questo è lunghissimo, perché con la mystery box è venuto un video già abbastanza lungo, quindi ne caricherò due. Sì, adesso bevo anche la Coca Zero, faccio schifo. Ciao ragazze, ci vediamo domani.